venuto a farmi visita, sto facendo disegno tecnico, quindi puoi capire che il mio livello di stress è qui, il mio livello di ansia è qui, e insieme formano il mio livello di rabbia che è qui. Sì, permettetemi di iniziare già con una critica, come avete visto nello scorso video. Sì, sarà una nuova critica a YouTube. Mi toglie like ai video, ok? Mi toglie like ai video. Cioè, li rimette dopo e quindi sembrano sempre meno. Io comunque sono contento che il video vi piaccia, che lo guardate fino in fondo. So soddisfazioni. Ma, come vedete, sono abbastanza in abbigliamento da casa. Sono comodo per alleviare la condanna che è il disegno tecnico. È veramente difficile. Cioè, andare a spigolare su ogni cosa, capito? Per non parlare degli strumenti più infernali di questa materia, del disegno tecnico, che sono i curvilinee, ok? I curvilinee sono la cosa più... cioè, sono belli, ma da usare, sono incredibilmente... non lo so, se per due punti passa una e una sola retta, per un curvilinee non passa un cazzo. Ma manteniamo la calma. Avete visto come funziona la lampada, eh? Guarda qua. Vedete come funziona? Cioè, si regola tutto, tipo touch. Molto funzionale, soprattutto per il disegno tecnico in questo caso, ma mi servirà molto per studiare tutto ciò che devo studiare. Ultimamente sto leggendo un sacco. E perché? Perché stai leggendo soprattutto che minchia ve ne frega a voi? Beh, innanzitutto hai aperto il video, quindi che minchia te ne frega? Sì, te ne frega, se no non aprivi il video, ok? Ho iniziato a leggere di nuovo perché mi ha ripreso, cioè... mi piace guardare i video, perché la mia immaginazione si riposa e si rigenera, ma leggere è un gran divertimento, cazzo, ok? Con il Black Friday mi è stato fatto un regalo. Questo libro, Pensa e arricchisci te stesso. Allora, per quanto il titolo sia autoesplicativo, ho letto le prime pagine e già mi ha messo alla prova. Mi ha messo alla prova perché durante tutto il libro io dovrò cercare una cosa, ok? Che non mi viene detta. Potresti trovarla alla prima come all'ultima pagina, dipende da te, e questo mi piace. Certo, io di solito leggo libri tipo un po' di fantascienza, un po' così, delle storie, però anche questo, cioè libri che di narrativa, però anche questo che è una specie di docu-libro, chiamiamolo così, ok? Ci scusiamo per il disagio, la trasmissione viene interrotta per annunciare un annuncio. Non posso stare seduto per quello che devo dirvi, perché ok, vi ho raccontato un po' quello, no? Invece nell'altro video vi ho raccontato un po' qualcos'altro di me, ma oggi vi devo parlare invece di una novità, ovvero che... questi video diventeranno più o meno interattivi, ovvero ragionando a ruota libera diventa un po' più per il pubblico. L'ho sempre fatto per me, per sfogare i miei pensieri, ma adesso ho detto no, basta essere egoisti. Quindi nei commenti di questo video scrivete degli argomenti che volete che io tratti e ne discutiamo tutti insieme, amichevolmente o facendo a botte, non lo so. Quindi scrivi nei commenti ciò che vuoi. Ora invece mi metto gli occhiali perché sto per dire una cosa un po' più da tecnici, ok? Sto facendo gli effetti, stanno venendo degli effetti fichissimi, sto imparando il teletrasporto per bene, la disintegrazione, il viaggio sonico, tutto, spade laser, qualsiasi cosa, ok? Sto imparando degli effetti che messi nei miei video, ok? Mi rendono giornate, e le mie giornate come le vedete, però molto meglio, ok? Adesso le sto un po' sperimentando, un po' per intrattenere, un po' per fare dei video un po' più semplici per me, da caricare più frequentemente, così avete un intrattenimento sempre di qualità e quantità. Ma questo richiede un'aura potentissima, quindi devi mettere assolutamente like. Arriviamo a 25 stavolta, siamo arrivati a 20, 5 in più che differenza fa? Cioè, non lo so, 5... Ma benvenuti in questo nuovo video, sì, così, vi accolgo così, all'improvviso, ok? E anche con una bella critica fresca che viene dal cuore. E mi devo sbrigare perché oggi devo andare anche a box, il naso mi sta abbastanza meglio. Che grammatica è questa? Il naso sta abbastanza meglio, anche questa è una frase giusta? Non credo. Mi sento meglio col naso? Non... il mio naso sta meglio? Ok, ora è corretto. Io, per chi non lo sapesse, mi sono eletto come rappresentante di istituto e, modestamente, lo sono diventato. E la cosa bella è organizzare. Ma qual è la cosa bella di organizzare?
quando tutto ti viene giusto, no? Esatto, esatto. E quando è che tutto ti viene giusto? Quando non sei me. Esattamente, se tu non sei Lore, stai tranquillo che le robe che organizzi vengono bene. Perché giustamente, giorni di sole prima, oggi ha dovuto piovere. Cosa era stato organizzato da me e i miei colleghi rappresentanti di istituto? Andiamo a leggere delle riflessioni, delle letture importanti sulla giornata contro la violenza sulle donne, che appunto è il 25 novembre, ovvero oggi. Andiamo a leggere fuori, no, piove, piove. Meno male che ha piovuto solo nella seconda ricreazione, quella del triennio, cioè delle classi di cui faccio parte io perché sono in quarta, ma almeno i ragazzi di prima e seconda hanno potuto ammirare le letture di alcuni professori e lo spettacolo di alcuni ragazzi. È stato molto suggestivo, bello, mi è piaciuto. Abbiamo ricevuto complimenti perché siamo riusciti comunque a organizzare e a fare lo stesso, nonostante il tempo, ciò che volevamo fare. Siamo a tre tavole. Vedete qua, vedete, cioè, sono robe difficili queste, non le sanno fare tutti. Bene, ora devo correre perché ho da finire la tavola di disegno tecnico che mi sta lacerando perché dà fastidio, ok, non finire una tavola di disegno tecnico. Quindi ci vediamo, guarda un altro video, ok? Ciao!